Mamma, vado in sala giochi con Clyde, ci vediamo dopo! Ehi, Lincoln, aspetta! Calma, gli parlo prima io. È urgente! La mia cosa è più importante! Indovina un po'! Ti ho rimediato un appuntamento per il ballo! Cosa? Ehi, anche io! Anche io? Anche io! Ma perché? Eri così abbattuto perché Ronnie Anne non ti aveva invitato. Volevo farti stare meglio. Anche io! Anche io! Sbagliato! Io non ero affatto abbattuto. Non volevo che lei mi invitasse perché volevo andare in sala giochi stasera. E perché non l'hai detto subito, scusa? Perché mi avete fatto sentire in colpa con quella storia del ballo più importante nella vita di una ragazza. Beh, tu andrai a quel ballo adesso, perché la mia amica si dispererà se le tiri il pacco. La mia pure. Già, vedi almeno che sia un pacco regalo. Ma scherzi a parte, ci andrai. Ma ragazze, come li gestisco 4 appuntamenti? Senti, quello non è un problema nostro. Ti sei scavato la fossa da solo, Lincoln. Adesso ti ci devi coricare. Auguri. Questo lo tieni per la lotteria? Oh, c'è la lotteria! Certo, il vincitore potrà pranzare con me in sala, professori! Tranquillo, Lincoln, ho controllato tutta la palestra e di Ronnie Anne non c'è traccia! Ah, questo è un sollievo! Non posso lasciare che mi veda qui dopo che l'ho evitata per tutto il giorno! La ferirei profondamente e poi avrò il mio da fare a gestire 4 appuntamenti! Non preoccuparti, ho qui l'occorrente per far filare tutto liscio! Binocolo, cronometro, fascicoli su ognuna delle belle fanciulle e, infine, un piccolo microfono con ricevitore. Sarò il tuo occhio dall'alto. Coraggio, muoviamoci! Ciao ragazzi, vi hanno invitati? Nah, siamo qui per la lotteria. Sono anni che voglio vedere la sala professori. Lincoln, sono in posizione. Purtroppo soffro di vertigini, ma ce la farò. Sei un vero amico, Clyde. Sta tranquillo. Allora, a ore 11 vedrai una ragazza con una mesh fucsia. Quella è l'amica di Luna, Tabby. Le piacciono i vecchi successi sparati a tutto volume e sogna di insonorizzare pareti con i contenitori per le uova. Ciao, Tabby, sono Lincoln. Lieta di conoscerti, improvvisiamo. Ok. Che forte, Leirpiano, sei piuttosto dotato. Occhio dall'alto a cavaliere, tempo scaduto. Devi passare la pupa numero 2. Oh, scusami, Tabby, il mio gomito da Airpiano si ribella. Vado a prendere del ghiaccio. Ok, a ore 6 c'è l'amica di Luan del corso di clown, Risatina. Della vergine con una risata contagiosa. Il sogno di Risatina è capire quanta gente può stipare in un'auto. Ehi, Risa, sono Lincoln. Lieta di conoscerti. A quanto pare sei elettrizzato, non è vero? Buona questa, hai qualcosa sulla camicia. Boop! Touché! Fai i bagagli, cavaliere. La ragazza 3 sta aspettando. Amica di Lucy, Aiku, è una poetessa emergente. Non gradisce i gattini, la luce solare e la gente che sorride troppo. Ciao, sono Lincoln. Ciao, Lincoln. Vuoi sentire la mia poesia? Vuoto, solitudine, buio. L'universo è in lacrime e io non ho fazzoletti. Ok, tocca a te. Ambaraba, cicci, cocco, 3 civette sul comò. Ah, sì. Il dramma del mondo animale. Roba tosta. Tempo scaduto, cavaliere. La ragazza 4 è la compagna di pattinaggio di Lynn, Polly Payne. Penso che stia andando... No! L'ho trovata, Clyde! Beccato, fratello! Nelle gare dei professionisti, questa è una mossa che mi piace chiamare il colpo di bacino. E questa, invece, la chiamo l'elicottero! Wow! Non hai neanche vomitato! Sono molto stupita! Grazie! E ora, cavaliere, preparati al secondo giro! Non mi sento bene! Come ti senti, occhio dall'alto? Meglio, sono pronto a tornare su. Non serve, Clyde, hai fatto abbastanza. Grazie al tuo aiuto ho tutto quanto sotto controllo.